Cucù, mesami, bentrovate, bentrovati. Oggi video leggero, è fine settimana, parliamo di Barbie. Vi mostrerò 5 delle mie Barbie. Vediamo se le riconoscerete. Io sono nata nel 1972 e secondo me è stata proprio l'annata in cui è esploso il fenomeno Barbie, che nasce in America nel 1959, ma diciamo che fino agli anni 66-67 era rappresentata come una signora seriosa. Ve la ricordate Barbie, quella con il costume a righe che poi è stata riproposta anche nel nuovo film di Barbie e anche negli outfit presentati da Zara che sono andati sold out, la signora con questo bel costume bianco e nero, seriosa, con questo sguardo tagliente e che io ricordi anche parlando con mia madre che è del 48, non ha mai giocato con Barbie, ma neanche le mie zie. Penso che il fenomeno sia esploso proprio negli anni 70, quando noi bambine impazzivamo per le Barbie, quando le Barbie sono diventate poi in realtà, e questo è successo intorno proprio agli anni 70, quando hanno cambiato viso, rappresentavano le ragazze californiane con questa voglia di divertirsi, di festeggiare con gli amici. Insomma, mi emoziona sempre parlare di Barbie. Io penso di averci giocato dall'età di 4 anni, perché poi ho fatto ricerca. I primi vestitini, la prima Barbie corrisponde proprio al 1976, quando avevo 4 anni, quindi me l'hanno regalata, non so chi. E ci ho giocato, esatto, fino al 1985. Sì, 86, anno in cui poi mi sono lanciata sul Walkman, c'era la musica, c'erano i dischi, gli Wham, Michael Jackson, Madonna, insomma, altra storia. Però con le Barbie devo dire che eravamo sempre anche con le amiche del palazzo, ci siedevamo sulle scale, passavamo giornate intere anche con le mie cugine a giocare, quindi che ve lo dico a fare? Allora, vi mostro le mie prime Barbie e ditemi se le riconoscete. La prima è lei, Barbie ballerina, che in realtà aveva una coda, io adesso ho fatto uno chignon, tutù bianco, scarpine che non credo siano originali perché erano proprio quelle allacciate. Ve le lascio a lato. Ci sono delle scarpine di Barbie che ho in altre Barbie che si allacciano con un'asola ed erano caratteristiche delle Barbie degli anni 70. A questa forse manca come outfit il mazzo di rose rosse. È una Barbie che, come vedete, ha come caratteristica facciale i lineamenti del viso sono quelle evolute delle prime Barbie di cui vi parlavo, quella del 1959, ha questo taglio un po' serioso, la coroncina che vi permetteva di tenere la Barbie, appoggiarla sul tavolo e fare la piroetta, è caduta la scarpetta. I piedi delle mie Barbie sono tutte intatte. Non so voi, c'erano tante mie amiche che si masticavano i piedi, è una cosa che non ho mai sopportato. Il fatto di vederle rovinate così nei piedi mi dava fastidio. Caratteristica di questa Barbie è la posa, vedete, delle mani. Le braccia sono proprio a posa ballerina. Tutù bellissimo, ma ho anche un altro tutù che poi vi farò vedere. Rosa apparteneva, ho scoperto, alla Barbie nera, la stessa ballerina nera. Non so come mai io sono in possesso di quel tutù. I misteri, perché poi si scambiavano i vestiti. Mi ricordo la mia vicina di casa impazziva per un mio vestito da sposa. Poi io avevo mia mamma che c'è stato un periodo che andava spesso a Pisa e ogni volta che rientrava a casa mi portava i vestiti di Barbie, quindi con outfit degli anni 70, bellissime. Questa è bellissima ancora, ha l'ombretto, vedete, azzurro. Cosa che poi si è persa nel corso del tempo con le altre Barbie. Bellissima
Barbie ballerina, per andarmi a informare, per capire la data in cui è stata prodotta, mi sono imbattuta in una pagina, in un blog, Pink Fashion Doll, molto bello, fatto bene, molto preciso, e ho scoperto che di questa Barbie ci sono tre versioni, tra l'altro è snodabile ancora tantissimo perché faceva spaccate, cose pazzesche. 76, 78 e 79 e pur avendo quasi tutte lo stesso outfit, cambia forse leggermente lo sbuffo del tutù, hanno forse il taglio degli occhi diversi. Comunque ve lo lascio a lato. E molto molto carino, molto fatto bene. Questa sicuramente la riconoscerete. Io impazzivo per questa Barbie perché nel 1970, come vi dicevo, inizia l'era proprio della Barbie come è attualmente, la Barbie che cambia fisionomia. Infatti, vedete la differenza, i tratti sono diversi. Lei è la Barbie Malibu che aveva questo costume meraviglioso, questo fucsia, questo viola, era già molto fashion all'epoca, viso leggermente abbronzato. L'ombretto è sempre azzurro, questo ombretto azzurro alla Liz Taylor, corpo abbronzato rispetto al bianco diafano della ballerina. Come altezza mi sembra che siamo lì. Vabbè, la ballerina è molto snodata ancora ora. La ballerina forse è un tot più alta. Ma lei è stata la prima Barbie spensierata con questa gioia di vivere. Sarà per quello che l'estate poi ci è sempre piaciuta tantissimo. È stupenda. Di questa sono uscite poi tante versioni. C'era quella con il costume tutto rosso. C'era quella col bikini che aveva zona del seno e del bikini più chiare. Però lei con questo costume, cioè, mi ha fatto morire. Anche questa era completa così, era proprio così. Mi ricordo la scatola singola, un po' come ora si trovano al supermercato, quelle da poco, le Barbie da poco, quelle che non avevano tanti fronzoli, tanti accessori. Nuda, cruda, semplice, bellissima, proprio nella sua semplicità. Con questa voglia di vita all'aperto, di mare, di sole, bellissima. Ve la ricordate la casa di Barbie a Malibu, non la casa a tre piani, fantastica, che non mi hanno mai regalato, quella non ce l'ho mai avuta, e neanche la casa Malibu. Anche di questa mi mancano i fiori, il mazzo di fiori, mi manca il rossetto che aveva, che voi davate sulle labbra e lei vi baciava, e mi mancano le scarpe rosa, sempre anni 70. Questa è la Barbie tanti baci, la Barbie kissing. Dietro ha ancora un pulsante che avvicinandola vi dava i bacini. Anche lei molto bella. Questo vestito rosa con tutte queste boccucce è stata una delle Barbie più belle. Poverina, rovinata. Anche lei ha più di 40 anni e si riporta ancora benissimo. Senza tanti fronzoli, a differenza della Malibu, lei inizia ad avere le braccia piegate, però anche la Kissing non ha orecchini e non ha anelli. Mi mancano le scarpe, però come vedete i piedi delle mie Barbie sono sempre bellissimi. Mani in posa plastica. Arrivo a quella che mi ha rapito il cuore, ma veramente in quegli anni uscivano una Barbie dietro l'altra, poi c'erano queste pubblicità, eravamo nel pieno boom economico, anni 70, cavallo degli 80, quindi anche tutte le pubblicità di Italia 1, delle reti commerciali che ci tempestavano con queste pubblicità di Barbie.
La Barbie compleanno con questo vestito arcobaleno ricordava un po' Lulu, l'angelo dei fiori, stupenda. Anche lei con queste braccia piegate, lei ha l'anello, ce l'ha ancora, priva di orecchini, ma aveva questa parte un po' cotonata nei capelli frontali e poi questi capelli che erano boccolosi all'epoca. Qui ho ancora le scarpe, vedete? Queste sono le scarpine che vi dicevo. Eccole qua, bellissime, anni 70. Quante volte ho svestito e rivestito questa Barbie? Aveva questo bellissimo top. Ho visto sul blog che ne sono uscite due versioni negli anni 81-82. Io adesso non so quale sia. Sempre sul blog che vi dicevo, Pink Fashion Doll, ho scoperto che la mia ha quattro ciglia sottostanti. Vi lascio una foto. Aveva questo viso dolcissimo. E le quattro ciglia inferiori differenziano la versione europea da quella che era uscita invece in America e in Canada, che aveva solo due ciglia. È bello anche sapere, scoprire queste cose che da piccole ovviamente non notavamo, non davamo importanza, e sono diverse anche le pupille. Le iridi rispetto alle altre, sparisce infatti l'ombretto azzurro. Già qui anche la Kissing aveva sempre l'ombretto azzurro e aveva sempre le iridi con questo doppio colore, questi due blu intensi. Lei invece ha come una mezzaluna. Uno spicchio di luna molto molto bello. Comunque, ecco, aveva un pacchettino regalo al cui interno c'era un anello per la padrona, diciamo così, per la proprietaria, Barbie compleanno. Vi lascio le foto che ho preso da questo blog per farvi vedere e capire le due versioni. Io credo di aver avuto la prima versione, il pacco chiaro, non pacco scuro rosso, bellissima. Le Barbie della mia generazione sono le più belle. Arrivo a quella che mi ha fatto impazzire, che mi faceva morire. Questa è la Barbie Beauty Secret, ve la ricordate? Lei ha, come sempre, le braccia piegate. La particolarità è che ha le mani che si muovono, ok? E anche lei ha questo pulsantino che permetteva, ora poi vi faccio vedere, di pettinarsi i capelli, lavarsi i denti. Caratterizzata da questo look meraviglioso, no, parliamo delle ciabattine fantastiche. Ha anche lei uno sguardo diverso, eccolo qua, sorridente. Lei fa parte della linea Superstar. Superstar esce come Barbie e ce l'ho anche lei nel 1977. Per la bellezza di Farrah Fawcett, la bellissima Charlie's Angels, bellissima, giocavamo anche con le mie cugine alle Charlie's Angels, quindi questo look biondo è molto più fascinosa la Barbie, come posso dire, è molto più consapevole, è caratterizzata da questa bellissima giacchina. Ora la spoglio un attimo. Ecco, le braccia sono sempre piegate in posa, sono movibili, non ha orecchini, collane, anelli, anche se nel lobo delle orecchie c'è un puntino, ma non era mai, almeno la mia, non aveva avuto accessori. Di una che poi vi farò vedere più avanti, magari sempre se vi interessa, ho perso nell'ultimo trasloco la collana, vabbè. Della Pink and Pretty, bellissima anche quella, una delle mie ultime Barbie bellissime. Guardate il body, che meraviglia che è! No, stupendo. C'era la gonna, non la sto a spogliare, questa lunga treccia di capelli, la frangia che è da sistemare.
Ma la particolarità di questa Barbie era il beauty case, la valigetta che aveva in dotazione con questo specchio. Ve la ricordate la borsetta? C'ho tutto. No, mi sono accorta che mi manca lo spazzolino da denti, però ho il phon. Ho questa specie di cipria. Parliamone, ve la lascio. A lato nel dettaglio ho l'asciugamanino, ho il piumino per la cipria, fermi lì, che si metteva qui sulla Barbie e lei si dava. Ho lo specchietto un po' sporco, però vi ricordate che si mettevano gli adesivi per fare lo specchietto, il pettine e la spazzola? E poi ho due bottigliette di profumini, ma secondo me mi manca il rossetto. Mi manca il rossetto e il dentifricio. Chi se ne ricordava più questi accessori? Meno male che ci sono questi blog storici che tengono conto del passare del tempo, però la meraviglia di queste Barbie che a livello affettivo io in teoria ho conservato queste Barbie sperando di passarle alle mie figlie. Mai avrei pensato di avere tre maschi, cioè la vita è così, non bisogna mai fare programmi o progetti perché va esattamente all'opposto di come hai sperato. E quindi mi auguro e spero che almeno le nipoti femmine arrivino per poter giocare io vecchietta con tanto entusiasmo ancora alle Barbie. Bene, amici, io spero che questo video un po' insolito vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete vedere altre delle mie Barbie. Io vi mando tanti bacini, bacioni e baciotti. Ovviamente sono solo Barbie degli anni 70, 85, 86, non di più. Ciao!